Si chiama Sky, è un altro cucciolone, molto, molto timido anche lui, molto, molto dolce, ma è molto, diciamo, è un pochettino diffidente, perché loro sono stati trovati in una strada, sono stati abbandonati e quindi hanno bisogno di essere coccolati, di avere il contatto umano, di persone che possono tenerlo e stare con loro tante ore, che loro prendano fiducia e quindi si lasciano andare. Sono dolcissimi, però hanno bisogno di queste cose. Cerchiamo per lui una mamma, abbiamo fatto pochi filmati per lui, però la sua bellezza è indescrivibile. Bello! Sky è stato trovato insieme a Big. Vero? Guarda come... Ma tu guarda come lo vuole abbracciare, guarda, è una cosa bellissima. Guarda. Sky è leggermente più giovane di Big, perché allora prima preso era un cucciolo di circa 6 mesi. Beh, vedi ora come si lascia andare, ti guarda. Sì. Ma tu sai, Big, ti puoi scartare, loro vorrebbero vedere Sky. Vorrebbero vedere Sky, sai? Vieni qua, vieni qua. Si stufa così. Vabbè, allora, mi alzo io un po', dai, così mi giro un po'. Allora, Sky, cercate di immaginarlo, eccolo qui. È stato recuperato insieme a Big, erano tutti un gruppo, insieme a lui, ti ricordi, come grande panciato. Sì, sì. Lui era il più giovane, tutti lo prendevano insieme a Mamita con la gabbia trappola, perché era inavvicinabile. E ancora leggermente diffidente, si fida di noi, ma ci vuole comunque una persona con l'esperienza che sappia assicurarlo e segnare quello che non conosco. Guarda, no, non si dà la Sky, tu c'hai il sito di funzione, Big. No, lo abbraccia, no, lo abbraccia. No, guarda, guarda. Ora posso dare un bacio sulla Sky? Guarda, un bacio sulla Sky. Ma anche Sky si sente così, guarda, la presenza di Big. Ha il pelo più corto ed è leggermente più grande. Sky è veramente un cagnolone grande. Loro vivono insieme. Loro vivono insieme. Però non è possibile adottarli tutti e due insieme, perché lo diciamo già da adesso, e devono partire separatamente. Ognuno deve trovare la sua strada. Guarda che denti bianchi, veramente giovane Sky. Quanto è bello. Sì, è bello. Ehi. È il pelo più corto. Non è lui è più maremmano, insomma, col pelo dell'orso. Sky no, Sky è quello. Vieni qua. Oh, finalmente potete vederlo. È molto molto bello e molto grande, dicevo. È un cane un pochino diffidente e questo è il motivo per cui cerchiamo per lui qualcuno che abbia esperienza in questo senso, che abbia voglia di lavorare verso di lui. Sicuramente ha bisogno di un giardino. Ma non può tanta esperienza, chissà cosa. Dovrebbe stare tanto tempo con lui e farlo. Sì. Deve saper gestire un cane, è diffidente. Differente, perché no, loro poi ci sono i problemi. Sono stati sempre maltrattati, vivevano sì, in una strada. Per prenderli ci è voluto tanto. Per loro abbiamo fatto la gabbia trappola per lui. Però, no, per Big no, che si vede no. Per Sky sì. Però se ti ricordi non si facevano toccare, neanche mangiare, adesso si fanno baciare, toccare. Però sì, ma quello è un segreto. Anche perché è stata una meraviglia. Adesso quando torneranno vi mostreremo anche Alba e Clara, le due bimbe che ormai non sono più bimbe, sono arrivate a 8 mesi ed era giusto sterilizzarle, perché se no con questi ragazzi chissà cosa sarebbe successo. Buonanotte. Ah, si è appoggiato, bravo. Io vedo che le coccole piacciono a tutti e piacciono anche a questi cagnoloni che non sono abituati a ricevere. Ma poi sono abituati anche loro, perché io sono. L'importante è che voi li vediate, perché vedete sempre quelli che sono lì per il giardino e quelli che sono chiusi nei recinti non li facciamo vedere molto di meno, e questo non è giusto. Ci dobbiamo impegnare, Tony, a entrare di più con il telefonino, anche se loro fanno cagnare e tanta polvere, e farli vedere tutto, giusto così. Quindi lui è Sky. Vedi che arriva suo fratello, ora lo abbraccia, guarda. Perché è un po' egocentrico questo ragazzo. Non lo vuole toccato, Sky è mio, Sky è mio, non si dà toccare. Anche Sky si sente molto protetto dal Big comunque. Chissà, magari il suo papà avrà sicuramente sì. Potrebbero tranquillamente, una generazione successiva.
Quando comunque sono... lui pensa di esserlo, che hanno vissuto insieme da oltre un anno e pensa di esserlo. Sono meravigliosi entrambi. Gli dai bacetti, comunque lo considera suo, lui non vuole che sia toccato, vero amore?